Tieni, mettilo là sopra. Ho paura che dovrai aiutarmi un bel po' questa settimana, Lydia. Rosa si sposa la settimana entrante. Dice sul serio? Sì, signor. Perché questa fretta? Ah, beh, non è troppo presto. Secondo me dovrebbero aspettare. Lo so, Diego, anch'io la penso come te. Però se loro vogliono che sia la settimana prossima. La piccola si sposa. Sembra strano, eh? Mi ha preso alla sprovvista. Ha preso alla sprovvista un po' tutti noi. Ma se ormai hanno deciso, chi ha il coraggio di impedirglielo? Già, se sono innamorati. È chiaro. E comunque, donna Carmen, non si preoccupi. L'aiuterò io a comprare tutto quello che serve. Sì, grazie. Ah, una cosa. Forse potremo persino fare il ricevimento a casa di Gutierrez. Oh, avremo tutte le comodità. Ma è meraviglioso. Quella casa è grandissima, vero? È un'ottima idea. Bene, e noi prepareremo dei begli addobbi floreali per la tavola e tutto il resto, sì, no? Sì, sì, come no. Certo, faremo del nostro meglio. Sì, certo. Dovremo darci da fare perché abbiamo poco tempo. Sì. Comunque sia, la mia piccola Rosa avrà il suo bel matrimonio come Dio comanda. Anche se dovremmo lavorare come pazze per una settimana. Tieni, mettimi, per favore. Buongiorno. Che diavolo ci fai tu qui? Vengo a parlare con Carmen, in privato. Andate, per favore, andate via. Vi chiamerò dopo, quando Isaia se ne sarà andato. Per favore, porta via Diego. Va bene. Andiamo. Vai tu. Vieni via. Per favore. Che cosa vuole? Perché non lascia in pace mia figlia? Rosa si sta per sposare. Mm. E non dovrà mai più sentirsi ricattare da lei. Perché il suo futuro marito sa tutta la verità. E inoltre lui la protegge. Quindi la lasci in pace. Se rivuole i suoi soldi glieli darà, non deve preoccuparsi. Appena si sposerà, pagherà il debito. Cosicché la nostra Rosita si sposa. Bene, bene, bene. Senta, signora, a me non interessa affatto quel piccolo debito. Lei sa molto bene cos'è che io voglio. Io voglio Rosa. Ma Rosa non vuole saperne di lei. La lasci in pace. La lasci vivere tranquilla. Senta, donna Carmen, le parlerò molto chiaramente perché mi sono già stancato. Lei deve impedire questo matrimonio ad ogni costo. Io non so come farà donna Carmen, però deve impedirlo. E voglio avvertirla. Se non lo farà, mi vedrò obbligato a rivelare a Rosa chi è veramente sua madre. Allora, che te ne pare? Ah, Adolfo, mio caro, è bellissimo. La zona poi è eccezionale, una vera meraviglia. Sì, ora stanno facendo la metropolitana. Quando sarà finita sarà ancora meglio. Ah, sì, certo, e poi anche solamente con i clienti che ho sarà sufficiente per iniziare. E ne senti, per i permessi, i registri e tutto quello che serve, che cosa bisogna fare? Non ti preoccupare, ci penseranno i miei avvocati. E della merce mi occuperò io. No, 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 un momento, no, no, no. Di questo me ne occupo io, tu hai già fatto fin troppo per me. Non ci pensare, la merce la pago io, va bene? Consuelo, non capisci che lo faccio per aiutare te e per aiutare Rosa? Solamente così posso farlo, senza che lei lo sappia. E più in là, poi, le intesteremo il negozio, d'accordo? Lo troverò io il sistema, ma dopo che saprà la verità. No, non parlarmi di questo, mi terrorizza. Va bene, però facciamo le cose a modo mio. Mm? Senti, tutto questo continua a sembrarmi una pazzia. Pensa cosa dirà Rosalia quando saprà delle nozze. Ma secondo te come la prenderà? Eh? Come? Dimmelo, tu che la conosci. Io non lo so, non lo so. Ma penso che per ora sia meglio che non lo sappia. E stai tranquilla. Non lo saprà. Adolfo, io non so come ringraziarti per quello che fai per me e per Rosa. Non devi assolutamente ringraziarmi. Quello che sto facendo per voi è solo il mio dovere. Sono stata così dura con te. Per questo lo sei sempre stata, sin dall'inizio. No, no, seriamente, Adolfo. L'altra notte mi sono messa a pensare.
Potevo venire da te quando sono rimasta incinta, potevo cercarti. Non avevo alcun diritto di addossarti la colpa dopo. Perdonami, amore mio. Perdonami se puoi. La 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 la. Ciao. Si direbbe che sei contenta. Ciao. Mi sono fermato un attimo qua fuori per ascoltarti. E lascia che ti dica una cosa. Canti divinamente. Ah, se tu sapessi, è l'unica cosa che mi tranquillizza quando ho dei problemi. È come un'evasione. Beh, senz'altro non ci sono dubbi che io ho dei problemi. Ho assolutamente bisogno di un lavoro. Non riesco a pensare ad altro. Io voglio dipendere solo da me stessa. E cosa stai cercando? Perché non trovi un posto dove poter cantare? Dico sul serio, sì, ti stavo ascoltando da fuori e... Ma dai, tu credi? Ma sei diventato matto, io non ho mai studiato canto. E tu pensi che tutti i cantanti abbiano studiato musica? No, non è così. Se stessimo parlando, non so, di comporre, di scrivere musica, allora sì, ti darei ragione. Ma per cantare basta avere una bella voce ed essere intonati, nient'altro. Ah, non lo so, Riccardo. Mi sentirei più adatta a fare qualcos'altro. Che cosa? Il problema è questo, no? Non sai che cosa fare. Però sai di poter cantare. Sai, ci sono un sacco di persone che passano la vita cercando di fare cose che non sono affatto per loro. Come quel libro lì, Il principio di Peter. Che? E che libro è? Non lo conosci? Un libro che dice... che la gente non ha coscienza delle proprie capacità e cerca un qualcosa che non può raggiungere. Quando non ci impegniamo in ciò che sappiamo fare, allora perdiamo. È questo che intendo. Tu sai cantare, ti ho sentita. E lì posso aiutarti a trovare un lavoro. E in che modo? Guarda, io ho un amico che ha un buon complesso musicale. Lavora in un ristorante, sai, per divertire la gente mentre mangia e chiacchiera. Capito? Potrei parlargli. E chissà, forse riuscirei a farti assumere. Che ne dici? Io? Ma che sei matto? Con tutto quello che si dice sulle cantanti, poi, figurati. No, no. Scusa, non ti capisco. Adesso ti poni anche questi problemi. Sai cantare. Questa è l'unica cosa importante. Ma per favore, ascoltate un momento. Vorrei ricordarvi che qui non si accettano uomini. Questa è una pensione per bene. Niente uomini nelle camere. Sono stata chiara? Va bene, signora, va bene, non si preoccupi. Stiamo solo facendo due chiacchiere. Dicono tutte così e poi finiscono in lacrime davanti al giudice. Non voglio uomini qui. Ve lo dico per l'ultima volta. Hai visto? Non ci lasciano neanche vivere tranquilli qui. Allora fatti coraggio. Andiamo dal mio amico. Non hai niente da perdere. Hai soltanto da guadagnare, eh? Va bene? Beh, proviamoci. Aspettami fuori, okay. Ora arrivo. Io cantante. Ti ho chiamata perché ho una magnifica notizia. Ah, anch'io ho una buona notizia, ma parla tu per prima. Oh, come vuoi tu. La mia è molto bella. Ho trovato il locale. Non può essere. Ah, ma è magnifico. Quando comincio a lavorare? Ah, oh, quanta fretta. Domani, calma, dopodomani. Con calma, aspetta. Bisogna comprare i mobili, arredarlo, decorarlo, metterlo a posto. Ma allora ci vorrà almeno un mese. Sì, ma voglio che te ne occupi tu. Ah, dovrai controllare i lavori dei falegnami, vedere se i muratori lavorano come si deve, se rispettano l'orario, se tutti i materiali sono quelli che abbiamo scelto. Insomma, tutte queste cose. Ci penserai tu. Sì, molto bene, ne sarò felice, felicissima. E dimmi tu quando comincio. Ma al massimo alla fine della settimana prossima, più o meno. Ah, che bello, magnifico. E ora tocca a te, la notizia? Bene, siediti, no, già sei seduta. Mi sposo. Mi sposo la settimana prossima. Alessandro non vuole aspettare, che ne dici? Non so se essere spaventata o felice, non lo so ancora, non lo so. Ma che ti succede, Curaçao? Piangi? No, no. Ma io credevo di darti una bella notizia, di farti felice. Sì, sì, lo sono, sono contentissima. E perché piangi? Perché sono una stupida che si emoziona per i matrimoni e siccome non mi sono mai sposata, non posso farci niente. Ma sono veramente felice, veramente. E voglio farti un regalo. Ah, no. No, 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 niente regalo, niente regalo.
Ci mancherebbe, ti sei comportata così bene con me. Mi hai dato una mano più di chiunque altro. No, lascia stare, Curaçao, mi basterà che tu venga al mio matrimonio. No, 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 cara, no. Voglio dire, verrò al matrimonio, questo sì. Ma ti voglio fare un regalo. Permettimelo, per favore, sì? Ho intenzione di regalarti il vestito da sposa. Ne non sarai veramente felice. Ah, non posso crederci, il vestito da sposa. Ah, tesoro mio, ti auguro tutta la fortuna del mondo. Spero che tu sia felice con Alessandro. Oh,